Ciao! Stasera faremo le sogliole impanate fritte in padella. Per questa ricetta avete bisogno le sogliole, farina, pane grattugiato, sale, olio per friggere e una o due uova. Questi sono gli ingredienti. Nel corso del video vi faremo anche vedere come pulire bene le sogliole, che non è difficile, ci sono un paio di trucchetti per farlo. Ricetta veramente gustosa, le sogliole sono divine in padella. Vi lascio al video. Iniziamo col pulire le sogliole. Allora, il primo passo è quello di fare un taglio sotto la testa, senza tagliare la testa della sogliola, perché dovete tenerla per la testa per togliere la pelle. Se invece tagliate la testa, non riuscite a tenere la sogliola per togliere la pelle. Quindi fate il taglio e la spellate tenendola dalla testa, in questo modo, da una parte e anche dall'altra. Voilà, in questo modo la sogliola è stata spellata da entrambe le parti. Come secondo passaggio dovete togliere le lische da entrambi i lati della sogliola utilizzando una forbice. Se guardate bene la sogliola, che ha appunto la lisca al centro e poi anche laterali, le vedete? Sono qua, adesso non so se dalla videocamera si vede, e anche di qua. Quindi praticamente con la forbice dovete tagliare lungo questa linea. Chef può procedere. Coda e tagliate la linea lungo le lische. La testa praticamente è l'ultima che viene tagliata. Ok, il primo filetto è pronto. Una volta pronti i tre filetti, li laviamo e li asciughiamo bene con la carta da cucina e poi saranno pronti per essere cotti. In un piatto sbattete un uovo. Dovrebbe essere sufficiente un uovo solo nel caso ne aggiungete un altro. Tempo in altri due piatti abbiamo già preparato la farina e il pane grattugiato. Iniziamo con la cottura delle sogliole, che noi appunto, come detto prima, le abbiamo lavate e asciugate molto bene, mi raccomando. A questo punto le saliamo, poi andranno infarinate, passate nell'uovo, nel pan grattato e messe direttamente in padella dove stiamo facendo scaldare dell'olio per friggerle. Facciamo cuocere un paio di minuti per lato. Ecco,
Questo è il risultato finale, è un'altra ricetta che vi consiglio perché appunto sono buonissime. La sogliola è un pesce che mi piace tantissimo. Noi abbiamo fatto un contorno di patate al forno, anche queste buonissime, e io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!